minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal coro che ha visto spesso pregare qui Padre Pio. Abbiamo un'email tra le mani, un'email di una nostra cara amica che attraverso questo indirizzo email che vedete in sovraimpressione ha scritto la sua storia, la testimonianza. Proprio qui, dinanzi alla clausura dei frati, che vogliamo raccontarvi la testimonianza di Graziella. E ci scrive: ero appena tornata da San Giovanni Rotondo, dove ero stata in pellegrinaggio. Mio padre stava molto male. Una delle mie sorelle, quella più legata a papà, mi disse, guardandomi negli occhi e col dito puntato: adesso tu vai da Padre Pio e gli chiedi la grazia della guarigione. Mentre attraversavo il corridoio che porta alla cella di Padre Pio, quindi il corridoio che porta tutti i pellegrini, ecco, in questo percorso, gli chiesi di non farlo soffrire troppo. All'istante sentii un profumo di violette e, siccome c'era una finestrella, mi girai per vedere se non ci fosse una piantina, scrive Graziella, ma non vidi nulla. 2 mesi dopo papà ci lasciava. Forse non ebbi abbastanza fede per chiedere il miracolo della guarigione. Ogni tanto questo pensiero mi ritorna in mente e mi interrogo sulla mia richiesta. Ecco, grazie per questa email, proprio perché ci fa un po' ripercorrere anche la nostra vita, la nostra storia, quante volte ci siamo ritrovati tutti noi nei panni di Graziella. Però scrive: non voglio parlarvi di questo, ma di un altro episodio. Avevo portato con me 3 colloncine profumate, una per me, una per mia sorella, una per un sacerdote a me tanto caro. Ebbene, mi trovavo nella camera da letto con mia madre a chiacchierare e ad un certo punto mia mamma sente un dolore forte al ginocchio destro che le procurava sofferenza ancora da molto tempo ed esclamò: oh Padre Pio, fatemi questa grazia, liberatemi da questo dolore. Ecco, immediatamente la stanza si riempì di questo intenso profumo di rose. Ecco perché ci troviamo proprio qui accanto a Maria. Allora, mentre io chiedevo a mia sorella se avesse tirato fuori quella coroncina profumata, mia madre, con gli occhi spalancati, diceva: il dolore mi è passato. Una coincidenza? Si chiede Graziella e risponde subito: non lo credo affatto. Il ginocchio di mia mamma era stato guarito all'improvviso e per sempre.